non si sceglie una banca per caso. Chi sceglie Milbanca, ad esempio, cerca una banca davvero differente dalle altre e la trova. Ma differente perché? Per scoprirlo, sfoglia con noi il bilancio sociale. Il bilancio sociale presenta la banca e la coerenza del suo agire verso gli interlocutori, con la sua specifica missione di cooperativa di credito. Racconta il suo radicamento nel territorio attraverso la rete delle filiali. Fa conoscere la dimensione sociale della banca con i suoi 20.575 soci. I suoi clienti, che sono famiglie per oltre l'80% e imprese per circa il 15%. I suoi 455 collaboratori, che sono donne per il 43% e il 50% a meno di 40 anni. Circa la metà di essi è socio della cooperativa. Il bilancio presenta anche i fornitori, più di 1.000, scelti rispettando il principio della mutualità, dare precedenza ai soci e alle imprese del territorio. Il bilancio sociale aiuta a capire come la banca raccoglie e impiega il denaro. La raccolta complessiva a fine anno era pari a 2.451 milioni di euro. La cosiddetta raccolta diretta, effettuata attraverso conti correnti, obbligazioni della banca, eccetera, grazie alla quale si reperiscono i mezzi per erogare credito alla clientela, è stata di 1.658 milioni di euro. In generale, sul fronte della gestione del risparmio delle famiglie, la politica della banca è da sempre di assoluta salvaguardia, confermata dall'ammontare complessivo degli investimenti a rischio, che risulta inferiore al 2% del totale della ricchezza che amministra. Gli impieghi, volti a far fronte alle esigenze creditizie della clientela, nel 2011 sono stati pari a 1.728 milioni di euro. Il rapporto tra impieghi e raccolta diretta ha superato il 100%, a testimonianza che il denaro raccolto nelle comunità viene totalmente impiegato a favore delle stesse. L'utile netto realizzato, pari a 1 milione di euro, è in calo rispetto al 2010. Questo risultato è stato influenzato dalla volontà della banca di effettuare ingenti accantonamenti per far fronte a possibili perdite sui crediti, ma anche dall'inasprimento dell'imposizione fiscale verso le cooperative. Il patrimonio netto rappresenta la solidità della banca. Quello di Emilbanca nel 2011 è cresciuto dell'1,6%, grazie anche all'incremento del capitale sociale. Emilbanca è una banca locale inserita in una grande rete nazionale, il sistema del credito cooperativo, realtà costituita da 412 banche e da altri organismi di tipo associativo e imprenditoriale.
Per una banca cooperativa è prioritario creare opportunità e vantaggi per il territorio, per le comunità e in particolare per i propri soci, ma anche creare cultura e benessere. Ecco un sintetico dettaglio delle risorse che Emilbanca ha dedicato ai soci in un anno difficile come il 2011. L'impegno totale è stato di 1,7 milioni di euro, il 16,2% in meno rispetto al 2010, riduzione influenzata soprattutto dalla minore remunerazione dei dividendi. I soci hanno però ottenuto nell'anno altri benefici, come migliori condizioni per servizi bancari, quali l'home banking, i prestiti obbligazionari e i mutui. I vantaggi extrabancari riservati ai soci riguardano in maniera prioritaria la salute. La banca ha dato continuità alle iniziative di screening gratuito per la prevenzione dei tumori della pelle, della tiroide e della prostata. Nel 2011 i soci hanno inoltre potuto accedere alle tariffe speciali di Assist, la copertura sanitaria integrativa studiata per loro con la mutua Campa. Ai figli dei soci sono riservati premi per i meriti di studio e le famiglie hanno ricevuto un contributo in regalo per ogni neonato. Infine, non possono mancare le attività finalizzate allo svago e alla socializzazione. La banca, spesso con la collaborazione dei comitati soci, organizza viaggi e altre iniziative ludiche e culturali. Sfogliando le pagine del bilancio, si scopre che nonostante il persistere della crisi, il credito verso i soci e clienti è rimasto elevato, anche se ha registrato una contrazione minima dell'1,5%. La banca ha finanziato solo famiglie e imprese del territorio, escludendo tutti quei soggetti le cui attività violano la legge, i diritti fondamentali della persona o danneggiano l'ambiente. Le misure anticrisi adottate nell'ultimo triennio, come la moratoria sui crediti, sono rimaste in vigore e sono state integrate per sostenere le aziende e i privati ancora in difficoltà. In collaborazione con le associazioni delle piccole e medie imprese, sono stati messi a disposizione fondi di supporto alla creazione nuove imprese ed erogati crediti a tasso zero per anticipi ai lavoratori dipendenti di aziende in crisi. In partnership con ASP, Poveri Vergognosi e Hauser, la banca ha utilizzato lo strumento del microcredito per aiutare famiglie e singole persone in difficoltà finanziaria. Tra le principali attività con finalità etica, il bilancio descrive il progetto di finanza etica Ethical Banking, che nel 2011 ha consentito di finanziare 7 nuove attività solidali all'interno delle nostre comunità. Le pagine dedicate all'impegno verso la collettività raccontano le numerose iniziative intraprese in vari ambiti, circa 800 iniziative tra sponsorizzazioni sociali e beneficenza, per un totale di 814.000 euro. Per l'arte e la cultura, la banca ha rinnovato il suo storico impegno a favore di importanti progetti. Nel bilancio si parla anche di progetti educativi. Nelle scuole, la banca promuove i valori cooperativi. Agli anziani offre corsi per difendersi dalle truffe. A tutti, corsi con esperti di varie materie. Anche lo sport è educazione e Emilbanca sostiene numerose iniziative e realtà sportive locali. Il legame con il territorio è fatto anche di rispetto per le sue tradizioni e di tutela delle sue risorse. Per questo la banca partecipa in modo attivo a sagre e fiere nei vari territori e ne promuove la valorizzazione.
un altro capitolo di valore che riguarda le varie iniziative di responsabilità sociale è quello relativo alla partnership con la Fondazione ANT, la maggiore associazione italiana attiva nel sostegno delle persone ammalate di tumore e dei loro familiari. Per il progetto di microfinanza campesina in Ecuador, nel 2011 è stato erogato un nuovo finanziamento di 1,8 milioni di euro da parte di 15 BCC dell'Emilia-Romagna, con Emilbanca a capofila. Sul tema della tutela dell'ambiente, i dati nel bilancio presentano le azioni per la riduzione dell'impatto ambientale e gli investimenti destinati a aziende e famiglie per l'adozione di fonti di energia rinnovabile. Questa rapida lettura finisce qui. I dati del bilancio, ci auguriamo, confermano che esiste la possibilità di scegliere una banca differente, i cui interessi coincidono con quelli delle famiglie e delle imprese impegnate nel creare lavoro e benessere. Se vuoi saperne di più, sul sito puoi leggere o scaricare la versione integrale del bilancio sociale 2011.